Dovrete avere pazienza perché Giallini e Pierfrancesco Favino sono in treno, ma siamo in contatto stretto con loro, li riavremo da qui a breve. Peraltro sono in un tratto impervio perché è costellato di gallerie e quindi continueremo con loro a parlare di questo film che, ripeto, farà molto discutere, ma farà discutere per i pregiudizi che sono già stati espressi appunto da siti che non hanno capito e non hanno visto il film. Quindi vanno combattuti questi pregiudizi da parte nostra che facciamo informazione. Eccolo, ce l'abbiamo di nuovo. Marco, eccoci. Scusa, Marcello, Mattiano di qui, sono tutte gallerie. Non ti preoccupare. Arrivando a Firenze. Non ti preoccupare. Dicevamo ecco, del pregiudizio. Io esorto i ragazzi, perché comunque ci parlo spesso e vado a parlare con i giovani anche dopo Romanzo Criminale, eccetera. Certo. E mi piace molto fare questo perché comunque... A parte che è un film, ecco, partiamo dal principio che è un film dove Sollima è maestro, certo. Un film di genere che comunque si spera ritornino un po' in auge dopo un periodo di assoluto di buio totale per quanto riguarda i film del genere, certo, no? Certo. A differenza della Francia, per non parlare dell'America, però della Francia, dove non è che si chiedono ogni volta perché e per come. Cioè 36 iniziamo, mi senti Marcello? Perfettamente Marco. Cioè 36, quello lì di Olivier Marchal, iniziava, cioè i poliziotti la notte si vestivano, come la storia vera, tra l'altro, di come pelle, uscivano con i passamontagna a prendere i criminali e farsi giustizia da soli, come nessuno ha detto niente in Francia, se non lo vuoi andare a vedere non lo vedi. Appunto, ma cito questo. Anche l'odio Marco per quanto riguarda il cinema francese, certo, no? Certo. Al quale io credo questo vada in qualche modo... accostato? Senza presunzione, sì. E insomma questo è il punto, quello che volevamo mettere in risalto, insomma, la storia di queste persone. Certo. Sono persone con i propri problemi, ognuno con la sua famiglia, a parte uno dei personaggi che è solo, che vive solo e ha fatto, diciamo, poi lo dirà lui magari, del nostro reparto una ragione di vita, che certo. Si tratta insomma di Pierfrancesco Favino, sì. Che io... ti passerei molto 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 volentieri, sì, prima di passarmelo voglio dire di Marco Giallini, forse in questo sono fazioso, ma io voglio molto bene a Marco Giallini come persona, come uomo, indipendentemente dalla sua professione, ma è una professione che sta via via crescendo, uscirà un altro film, se è il caso di parlarne in questo momento, poi lo possiamo annunciare, no Marco? Sempre con io Favino Bertone, ma lo diremo a tempo lo diremo, debito. Lo diremo a tempo debito, va bene. Intanto Marco, un abbraccio forte, grazie, e grazie. Grazie a te, complimenti. Grazie. Ti passo Pierfrancesco. Grazie a grazie Marco, a te Marcello. A Marco Giallini, grazie. Adesso abbiamo un altro protagonista del cinema italiano, forse il più brillante in questo momento, ce l'abbiamo. Ci sei Pierfrancesco? Maestro, buongiorno, grazie della presentazione, come al solito eccessiva. No, mai, io sappi che io di te vedo tutto, da Figli delle Stelle alla Vita Bella, e io posso essere il tuo biografo, quindi puoi stare sereno. Dunque, caro Pierfrancesco, allora tu impersoni forse il poliziotto più complesso. Perché? Perché è un poliziotto che ha soddisfazione nel picchiare, sì, ma però ha anche tanta paura, no Pierfrancesco? Ma sì, sai, dicevamo con Carlo Bonini, che è l'autore del romanzo, che poi alla fine probabilmente l'aggressività, la violenza, da quello nascono, dalla paura che l'altro rappresenti quello di tu. In realtà hai veramente paura, ciò che tu temi, l'essere smascherato nelle tue mancanze, l'essere smascherato nelle tue fragilità. E allora c'è chi le accetta queste fragilità e magari di questo ne fa virtù, e chi invece, pur di non vederle, reagisce con violenza, con fastidio, con intolleranza. Ecco, nella sua complessità il mio personaggio è, che nel film si chiama poi così chiamato dagli altri, ovviamente, è probabilmente questo. È un personaggio, Pierfrancesco, in questo ambiente che comunque fa di questo tipo di corporativismo una specie di codice. Pronto? Credo che stiamo... Pronto?
Probabilmente no, lo riprendiamo. Altra carriera. Marcello, voglio ricordare solamente una cosa, che c'è il sito ufficiale del film, che è www.acabilfilmtuttoattaccato.it. Cliccando e andando appunto sul sito ufficiale si possono vedere i primi 6 minuti integrali in alta definizione del film, quindi si può avere anche un'idea già di quella che è la fotografia molto molto bella, d'impatto subito straordinario. Avete modo di vedere questa produzione Cattleya Rai sul sito acabilfilm.it. Ma lei pensa che spaccare la faccia alla gente sia una cosa che mi piace? Prima di decidere chi sono gli innocenti e i colpevoli, dovrebbe almeno chiedersi come funziona il lavoro della celere. E ritorniamo a parlare con Pierfrancesco Favino di HB. Ci ascolti, Pierfrancesco? Ci sono. Scusate, ma come sapete siamo in tre. No, ma figurati, ma siamo a ringraziarvi in maniera totale. Dicevo, Pierfrancesco, forse è il personaggio più attuale. Perché? Perché si nutre d'odio per farsi coraggio. E questo oggi purtroppo attiene a molti, no, Pierfrancesco? Laddove poi il coraggio invece è tutta un'altra cosa, è possibile? Assolutamente sì. In più, secondo me, il discorso qui è forse anche più ampio, nel senso che questa violenza che raccontiamo in realtà è in forme completamente diverse, magari riguarda altrettanto persone che non hanno nulla a che vedere con questo ambiente qui. Quella che noi vediamo rappresentare queste persone forse in qualche modo viene tutti i giorni manifestata in maniera diversa anche nella nostra vita quotidiana. Certo. Una persona che di fronte a te si infuria nel momento in cui gli suoni per vedere se sta andando via dal posto, scende dalla macchina col click. Certo, insomma, certo. Questa aggressività in questo momento è comunque molto sintomatica di quello che il nostro paese, piuttosto che non che altri paesi, stanno sentendo. Sì. La sentiamo sulla nostra pelle. C'è chi questa aggressività trova il modo di sfogarla in questo modo e chi invece sceglie un altro, sceglie dell'altro. Però sicuramente i nostri personaggi, almeno quelli fotografati in questo film, sono persone che, come dicevo, di questo tipo di atteggiamento fanno una specie di codice. Avete la sensazione di aver partecipato, Pierfrancesco, a un film importante? Io tale lo reputo, non vedo l'ora di andarlo a vedere, di un film del quale si parlerà anche molto, molto anche negli anni a venire. Sai, prima citavamo Accostamenti con il cinema francese, 36, oppure L'odio, oppure tutto quello che è rimasto nelle nostre menti come denuncia, ma che poi tutto il cinema italiano è costellato, no, da film importanti. Avete la sensazione di aver partecipato con Sollima qualcosa di importante? Guarda, credo io personalmente sì, credo soprattutto di aver partecipato a qualcosa di inedito per i nostri ultimi anni. Io, come sai, ho fatto parte di Romanzo Criminale, certo. Quando del film Marco della serie, e Sollima ovviamente è il regista della serie. Certo. Quando abbiamo fatto quel film la sensazione era simile, cioè che finalmente si poteva tornare a parlare di personaggi che avevano una rotondità diversa. Questo è ancora più attuale, non essendo appunto legato a anni ormai lontani, da 30 anni, questo invece parla di quello che è accaduto pochi anni fa, 2006-2007, per cui è ancora più attuale. La sensazione che abbiamo è di aver fatto un film molto, molto importante, soprattutto il nostro aderire a questa storia è stato molto importante, nel modo in cui noi ci siamo sentiti chiamati in causa personalmente, rispetto alle nostre scelte, ai nostri pregiudizi, al nostro modo di portarceli a casa anche questi personaggi qui. Certo.